19:27, buonasera da Radio Saius TV, siamo in diretta con RST Informa, Radio Saius TV Informa, una trasmissione che viene aperta sempre quando c'è qualche, come dire, anomalia nel territorio, nella società, quando c'è qualcosa di importante da dover, diciamo, dar conto. Siamo sempre sul pezzo, in pratica. Saluto la regia centrale Rosario Moreno, che grazie a lui possiamo andare in onda. Prima di entrare nel discorso, un brevissimo aggiornamento delle notizie. Andiamo a Roma, o meglio in Vaticano, famiglia Orlandi. Dunque, posso confermare che la lettera della famiglia di Emanuele Orlandi è stata ricevuta dal Cardinal Parolin e che verranno ora studiate le richieste espresse nella lettera. Così il direttore ad interim della Sala Stampa Vaticana, Girotti, rispondendo ai cronisti sulla notizia del Corriere della Sera sul caso Orlandi. Il quotidiano riferisce che nel cimitero teutonico in Vaticano c'è una tomba la cui foto è stata inviata agli organi, è stata inviata agli Orlandi con l'invito a indagare. La famiglia ha chiesto che si apra la tomba. Era un aggiornamento importante a nostro avviso che vi volevamo dare, ed ora veniamo al tema di questa RST Informa. Parliamo di tutela ambientale, perché succede un qualcosa di altro che anomalo, insomma, mi verrebbe da dire. In primo piano la storica città conosciuta a livello internazionale di Chioggia, come sapete poi vicino abbiamo anche Sottomarina, più che vicino attaccata al centro storico di Chioggia, poi c'è tutta la città Sottomarina, conosciuta come zona balneare durante il periodo estivo, e poi tutte le varie frazioni attorno fino ad arrivare al delta del Po. Ora, cosa sta succedendo? Sta succedendo che i cittadini sono abbastanza preoccupati, perché sono stati posti dei grossissimi, direi di usare il superlativo assoluto, serbatoi, dei bomboloni giganteschi. Per darvi l'idea, sono alti come può essere il campanile di San Marco e larghi come lo stesso campanile, posizionati orizzontalmente a ridosso delle case del centro storico. Siamo appena a 300 metri, forse anche meno. Ora ce lo spiegherà meglio il comitato No GPL. Infatti, in collegamento in diretta dal centro storico di Chioggia abbiamo proprio il rappresentante del comitato No GPL, che saluto, Roberto Rossi. Buonasera. Buonasera a voi. Ecco, domanda così molto aperta, molto semplice: cosa sta succedendo a Chioggia? Beh, diciamo che sta succedendo ormai da qualche anno a questa parte, insomma. A un certo punto ci siamo accorti che stavano realizzando un qualcosa di cui non si capiva la portata a meno di 300 metri dal centro storico. Ci siamo informati e abbiamo potuto constatare che era stata autorizzata la realizzazione di un grande deposito di GPL, parliamo di 9.000 metri cubi di GPL, e quindi di un impianto definito per legge a rischio di incidente rilevante. Allora, siamo subito spaventati, ovviamente, e abbiamo cominciato a cercare documentazione per capire cosa stava succedendo, insomma. Ecco. Il tutto parte da una autorizzazione interministeriale gestita a Roma dai Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, con la convocazione di una conferenza dei servizi all'interno della quale dovevano essere rappresentati anche il Comune di Chioggia, la Capitaneria di Porto, l'Istituto delle Dogane e l'azienda speciale del porto che gestisce l'area portuale di Chioggia. Tutto è partito da lì, è partito con un parere rilasciato dal dirigente della nostra comparto urbanistico del Comune di Chioggia, che erroneamente ha dichiarato l'area conforme al piano regolatore. In realtà, in quell'area il piano regolatore prevede una destinazione a bunkeraggio, sostanzialmente un grande distributore di diesel rivolto alla marineria, quindi alle navi
il nostro porto mercantile, ai pescherecci. Noi abbiamo la prima flotta, la più grande flotta insomma italiana, il primo posto, la marineria di Chioggia, e la nautica del porto che conta all'incirca sulle 5.000 imbarcazioni. Nasce così. Sì. Ecco, quindi voi vi siete accorti di questa situazione, avete cominciato naturalmente a reagire, quali risposte avete avuto fino ad ora? Allora, le risposte sono state, come dire, a senso unico, nel senso che la rete prevedeva la valutazione di impatto ambientale, non è stata fatta perché la commissione provinciale sulla valutazione di impatto ambientale si è limitata a, come dire, a chiedere uno screening, non il piano completo, no? Perché l'impianto è stato presentato come ampliamento di una precedente autorizzazione, ma la precedente autorizzazione prevedeva appunto il diesel, quindi bunkeraggio rivolto alla marineria. L'ampliamento richiesto è di GPL, che non c'entra nulla con la marineria, ma serve come dire, le utenze domestiche della pianura padana e poi ovviamente anche per autotrazione. Quindi rispetto al progetto originario, l'ampliamento tratta un progetto che non ha nulla a che fare con il progetto originario come tipologia di prodotto, ma neanche come finalità per l'uso. Non è rivolto alla marineria, ma è rivolto completamente all'entroterra. Quindi non stiamo più parlando di bunkeraggio e quindi stiamo parlando completamente di un nuovo impianto. La furbizia che loro hanno utilizzato è che nell'iter, diciamo, istruttorio e autorizzativo non è stata valutata correttamente, è proprio parte proprio da questo. Non è un ampliamento, ma è completamente un nuovo impianto. Prego. Sì. Su questo, per esempio, l'autorità portuale, la Capitaneria di Porto, sin da allora, documenti alla mano, insomma, ha sempre asserito che per arrivare a fare in modo, insomma, a legittimare questa procedura, bisognava fare una variante al piano regolatore del porto che automaticamente innescava gli studi ambientali che si fanno su impiantistica di questa rilevanza, ecco. Quindi bisognava fare la valutazione di impatto ambientale e addirittura bisognava fare anche la valutazione ambientale strategica. La furbizia che hanno anche qua, che hanno usato, è stata quella di suddividere, no, come fossero fette di salame, l'impianto nella sua completezza, lo hanno ridotto all'esclusivo l'esclusiva area del deposito, senza trattare la pericolosità per l'ingresso delle navi gaviere e senza trattare la pericolosità degli autobotti che si andrebbero ad immettere nella strada statale romea, che notoriamente è la strada più pericolosa in città d'Italia. Sono conto di un particolare molto importante che adesso sta emergendo in maniera forte anche nelle sedi ministeriali, con il cambio, insomma, di politica che c'è stata, ecco, con gli ultimi giorni. Il regolamento marittimo vieta l'ingresso delle navi gaviere sul porto di Chioggia, proprio perché il canale portuale come dire, passa vicino alle industrie di trasformazione del pesce e addirittura vicino a insediamenti civili e residenziali. Quindi c'è una grande pericolosità in questo, no? E per cambiare questo regolamento bisogna appunto procedere con la variante piano regolatore del porto.
che sostanzialmente sono le cose che noi stiamo chiedendo fin da quando ci siamo costituiti nell'agosto del 2016, e che a nostro avviso potrebbero veramente, come dire, sancire in maniera chiara un percorso autorizzativo che ha avuto tutta una serie di criticità e tutta una serie di questioni quantomeno, insomma, non proprio lecite fino in fondo, ecco. Certo. Ecco, volevo farle un'altra domanda. La cittadinanza, sì, cosa dice? Ad esempio, nelle manifestazioni che voi avete fatto, è tutta presente o c'è una parte che, come dire, viene a meno, che non gliene importa niente? Allora, chiaramente, come in tutte le situazioni, ci sarà sicuramente qualcuno, insomma, che è, non dico favorevole, ma insomma, come dire, cioè, si estranea dalla vicenda sostanzialmente, no? Ecco. Però noi, sin dalla quando ci siamo costituiti, appunto nell'agosto del 2016, abbiamo avviato subito una raccolta di firme e nel giro di un paio di mesi abbiamo raccolto 15.000 firme. Ecco, questo ci serviva, diciamo, come partenza per legittimare un po' le azioni del Comitato, ma l'azione principale che noi abbiamo svolto è stata quella di unire la città in tutte le sue componenti sociali, politiche ed economiche attorno alla contrarietà a questo deposito. E con fatica, ovviamente, perché come dire, cioè, c'è sempre qualcuno che guarda con diffidenza, no? Il fatto che dei cittadini, insomma, si mettano così a cercare di chiedere di rappresentare o di, ecco, però poi passo dopo passo, ecco, siamo riusciti a ottenere questo risultato. Politicamente il consiglio comunale si è espresso con 3 delibere successive in vari tempi di contrarietà rispetto al deposito. Tutte le categorie economiche della città, quelle del turismo, quelle della pesca, l'artigianato e il commercio, tutte quante hanno sottoscritto la loro contrarietà e hanno finanziato anche le iniziative legali del comitato, come pure lo hanno fatto tantissimi cittadini, insomma, agendo o in prima persona o appunto con, però voglio dire, il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook, ogni volta che pubblichiamo qualcosa arriva sempre a migliaia di visualizzazioni, quindi vuol dire che e ogni volta che abbiamo chiamato a raccolta i cittadini su manifestazioni, su assemblee pubbliche, su convegni sul tema, ecco, abbiamo sempre ricevuto una partecipazione straordinaria. Quindi, ecco, a parte qualche singolo soggetto, ma sono pochissimi, ecco, che sono neutrali o disinteressati rispetto alla questione, qui c'è veramente una città che è compatta nel dire no a questo deposito. Perfetto, questa è la risposta che mi piace, che volevo sentire. Per quanto riguarda la visibilità, ecco, so che questa notizia è andata anche su scala nazionale, su alcune note trasmissioni, quindi i media, come dire, vi seguono, vi danno spazio? Sì, allora noi abbiamo costruito un ottimo rapporto con i media, sia della carta stampata che anche che delle televisioni, insomma. Sicuramente su scala regionale siamo molto seguiti, ecco, e qualche passaggio lo abbiamo avuto anche sulle reti nazionali, su alcune. Sono state, per esempio, un paio d'anni fa 2 puntate consecutive delle Iene che hanno veramente, come dire, fatto scaturire tutta una serie poi di elementi, insomma, ecco, che sono stati veramente importanti, ma abbiamo avuto dei passaggi sulla RAI nazionale, quando abbiamo manifestato a Roma, insomma, davanti a Montecitorio giusto il mese scorso, a gennaio, anche lì abbiamo avuto un passaggio, ecco,
diciamo che l'attenzione sicuramente ce l'abbiamo anche su scala nazionale, avremo bisogno magari ancora di un ulteriore passettino in più, però ci seguono, ecco, e questo è importante, giusto per stare in tema, insomma, sulla questione. Giusto questa mattina abbiamo avuto un'intervista con il Sole 24 Ore, quindi ci seguono, ecco, il problema sta superando anche i confini della regione. Bene, ecco, cosa possiamo dire a questo punto? Che la città di Chioggia, questa bellissima cittadina, questo angolo storico, ecco, del Triveneto, subito dopo naturalmente Venezia, insomma, mi sa che è stata presa veramente di mira, no? Perché se noi andiamo a fare un attimo un resoconto, allora, prima col discorso di estrazione del metano e quindi il pericolo, come è già successo anche in altre parti del mondo, del fenomeno della subsidenza. Poi un governo scellerato di destra che voleva impiantarvi una centrale atomica. Poi, poi non è finita la statale, noi giornalisti, cioè, guardiamo tutto, cioè, osserviamo dall'alto anche l'angolo più piccolo. Poi la statale 309, che è piena di tir e quindi un inquinamento che poi va a depositarsi sopra le vostre teste, i vostri giardini, magari chi fa l'orto, poi gli idioti ce ne sono, certo. Infine, ecco, questi frutti assorbono queste sostanze, vanno nel sangue e sappiamo poi tutto il procedimento chimico che ne segue. Adesso lei cosa ne pensa, insomma, di una città così presa di mira, che potrebbe essere una delle perle d'Italia? Beh, Chioggia è soprannominata la piccola Venezia, sostanzialmente, insomma, ecco, ha una storia che parte da molto lontano, è una città d'arte riconosciuta, insomma, una città che vive di turismo e vive con un'attività primaria fondamentale come la pesca. Dicevo appunto prima che siamo il primo porto peschereccio d'Italia, quindi una città che vorrebbe vedere il proprio futuro proiettato, no, sul valorizzare quelle che sono appunto queste sue, insomma, particolarità importanti che ha. E qui ci siamo visti calare dall'alto, senza nessun tipo di informazione, un impianto di questa natura, definito per legge a rischio di incidente rilevante, che dovrebbe essere per legge localizzato o in aree industriali o in aree rurali, ma lontano dalle abitazioni civili. Qui ce lo troviamo a 250 metri da un quartiere residenziale di 3.000 abitanti, a 500 metri dalla cattedrale cittadina, e dentro i 600-700 metri noi prendiamo dentro tutto il centro storico di Chioggia e tutto un quartiere, arriviamo praticamente quasi fino a Sottomarina. Voglio dire, facciamo un ragionamento, come dire, per assurdo, no? Questo impianto ci porterà un incremento forte in termini di posto di lavoro, un impatto importante, quindi, cioè, prospettive di crescita economica e valorizzazione, insomma, di tutte le specificità, che abbiamo, no? E in qualche modo si poteva valutare se, come dire, avesse potuto valere la spesa di rischiare. Questo impianto a noi non ci porta nulla. Posti di lavoro non arriviamo a due mani messe insieme, al massimo una decina di posti di lavoro. Nel territorio non rimane nulla, perché il prodotto arriva,
rimane lì in deposito e poi viene portato via, cioè non c'è nessun tipo di ricaduta, anzi è stato fatto uno studio da un dottore commercialista, insomma, che ha, come dire, sviluppato quello che può essere in prospettiva la ricaduta economica di questo impianto in città. Quindi dicevo, posti di lavoro niente, ma addirittura a fronte di un potenziale economico che rappresenta Chioggia nel suo complesso fra unità immobiliari e derivati dalle attività primarie e secondarie, insomma, di lavorazione che ci sono, di 7 miliardi di euro, lui ha calcolato una perdita secca in un anno del 10%, quindi di 700 milioni di euro. Ecco, allora capiamo di cosa stiamo parlando. Questo impianto produrrà una decrescita economica in città molto importante e che chiuderebbe, proprio dal punto di vista della prospettiva, ecco, futura, metterebbe una pietra tombale rispetto ad attività importanti come il turismo, per esempio la pesca. Qui gli operatori economici sono veramente preoccupatissimi, perché già l'associazione albergatori, per esempio, ci dice che quando ricevono le chiamate per prenotazioni, insomma, per prenotare le vacanze, una delle prime domande che fanno è la distanza dell'hotel dal deposito di GPL. Allora, ah, ecco, capiamo ecco, che... Ecco, questa la dice lunga, praticamente. Questa la dice enormemente lunga sul fatto che bisogna assolutamente evitare che questo impianto entri in esercizio. E poi il mondo della pesca stesso, insomma, perché attualmente le navi da tiro non possono entrare e probabilmente non ci entreranno mai, ecco, perché noi siamo, di questo siamo convintissimi. Però, ragionando per assurdo, dovessero arrivare, cosa succede? Nel momento in cui la nave gasiera incrocia il canale portuale, tutta la viabilità marina deve essere bloccata. E quindi, cioè, i pescherecci che hanno la necessità di entrare e uscire, insomma, senza dover, cioè, è un problema grosso, insomma, questo. Così pure, ecco, una delle prospettive importanti che come città si pensava di attivare prossimamente, legate alla nostra portualità come scalo crocieristico, di una crocieristica, ecco, non le grandi navi in assoluto, ma di una crocieristica, diciamo, di media stazza, ecco, sì. Questa diventa incompatibile con questo impianto, perché la banchina sulla quale dovrebbero attraccare le navi da crociera di fatto viene impegnata completamente dalla presenza del deposito, non perché ci siano sempre le gasiere attaccate, ma perché la vicinanza appunto al deposito, per questioni di sicurezza, impedisce l'attracco a qualsiasi altro tipo di imbarcazione. Quindi una banchina di cui loro chiedono la concessione solo per 6-7 metri, no? Lo spazio che serve per il braccio che arriva poi dal deposito a scaricare il GPL dalle navi, ecco, in realtà tutta la banchina di 200 erotti metri diventerebbe a uso esclusivo, e questo ha fatto sì che la regione, che aveva finanziato la realizzazione di questa banchina con finanziamenti europei, nel momento in cui si è accorta che di fatto l'utilizzo diventerebbe esclusivo della società in funzione del deposito, ha chiesto il rientro, la delibera è già stata fatta, ha chiesto il rientro del finanziamento erogato, perché incompatibile con quelle che sono le finalità in base alle quali vengono concessi i finanziamenti, che dicono sostanzialmente che l'utilizzo del bene deve essere un utilizzo pubblico di più soggetti e non uso esclusivo. Quindi anche questo è un grosso mattone, diciamo, che per la società sarà difficile che possa superare.
Certo, però qui vedo che malgrado la legge dice una cosa e poi si fa sempre nell'altra maniera. Sì. Cioè, è questo è vero, sì. Perché nei ricorsi che abbiamo fatto sia al TAR che al Consiglio di Stato, l'ultimo, insomma, che ci ha dato torto, come dire, non nel merito delle questioni che ponevamo. Ci hanno dato torto dicendo che ci siamo svegliati tardi, sostanzialmente. Erano decorsi i termini entro i quali bisognava produrre il ricorso legale. Ecco, ma allora, cioè, voglio dire, se l'avessimo saputo prima, saremmo anche ricorsi prima. Quando ci siamo accorti, da quel punto di vista era già troppo tardi. Ma qual è? Cioè, voglio dire, noi crediamo di essere ancora in uno stato di legalità, però cavolo, quando ti scontri con queste cose, onestamente ti viene da ricredersi un attimino. Cioè, non ti possono dire che perché non sei ricorso nei tempi corretti tu hai torto, e quindi un qualcosa, una procedura che tutto sommato non era proprio regolare, diventa regolare nel momento in cui non c'è nessun soggetto che ricorre. Sì, voglio dire, anche per far chiarezza a chi ci ascolta, questo a prescindere se uno si accorge dopo o prima, se quella cosa non può essere fatta, non può essere fatta. Cioè, non può essere fatta, esatto. Non è questione di tempo per fare i ricorsi. Ma che discorsi ci sono? Cioè, infatti non riesco onestamente a capire. Comunque, va bene. Allora, io penso di arrivare a concludere questo breve approfondimento dicendo che Bologna, Viareggio, eccetera, in modo particolare questi due incidenti forse non hanno servito a niente. Mi viene in mente anche nel 97, se non vado errato, 97 o 98, credo 97 a Paese di Treviso. Cioè, Di Treviso, esatto. Ecco, sì. Ecco. Allora, mi ricordo perché avevo seguito io una edizione straordinaria proprio in diretta, raccontando un po' quello che stava succedendo in quel tardo pomeriggio a Radio Treviso 103, e quindi mi ha fatto capire, ecco, quella sostanza quanto pericolosa è. Anzi, le dirò di più, se mi fossi reso conto prima, detto, come dire, fra me in battuta, fra me e lei, che tanto non ci sente nessuno, direi io avrei fatto magari l'automobile l'avrei fatta con un impianto a metano e non a GPL. In effetti ho questo timore adesso, onestamente, lo dico molto chiaramente, in maniera molto trasparente, ecco, qui pubblicamente. No, allora, ecco, voglio dire, il GPL, pur essendo un gas tra virgolette pulito, no? Quindi per certi versi ecologico, anche se comunque rimane un derivato del petrolio. E per esempio le leggi speciali per Venezia, danno indicazioni sull'estromissione dei derivati petroliferi dalla laguna di Venezia. Anche questo è uno, come dire, degli elementi, insomma, che sono stati completamente bypassati. Però è un gas subdolo, perché in caso di perdite non è come il metano che si volatilizza, no? Va verso l'alto. Il GPL è un gas pesante che rimane basso, quindi se arriva a introdursi sulle fognature, roba, poi in base poi alle correnti d'aria per come lo portano in giro, e può essere innescato in qualsiasi punto. A Viareggio la cosa è successa a 300 metri dal punto in cui era fuoriuscito dalla cisterna. E dopo? E dopo è successo il disastro, esatto. Perché poi sì, noi con gli amici di Viareggio noi siamo in contatto, direi, continuo. Sono venuti anche a Chioggia agli inizi di febbraio a proiettare l'ultimo docufilm che hanno realizzato, e con loro ci siamo trovati a Roma giusto sabato scorso. Perché si sta concretizzando l'idea di un coordinamento dei comitati
di questa natura, insomma, ecco, certo. C'erano soprattutto comitati che hanno subito, sono nati a seguito di tragedie importanti, a partire dal Vajont e poi tutta una serie di altre situazioni. Certamente. A noi ci hanno voluti proprio perché noi siamo la testimonianza di quello che significa fare prevenzione. Certo. Noi stiamo lavorando per prevenire l'eventuale tragedia che, insomma, sicuramente le statistiche parlano chiaro, insomma, ecco, o prima o dopo l'incidente capita in situazioni di questo tipo. Sì, l'incidente industriale ci può sempre essere. Ora, io dico, per concludere anche, Bologna e Viareggio forse non ha insegnato nulla, perché lì era solamente qualche piccola decina, parliamo di pochissime decine di metri cubi di GPL, ma nel caso vostro, che penso lì siamo a migliaia, credo qualche migliaia di metri cubi di GPL, se si innesca una cosa del genere, io non lo so, mi viene in mente Cartagine al suo tempo, non so se mi sono spiegato. Sì, decisamente sì. Credo siano nel raggio di 2 chilometri sparirebbe, beh, la città storica sparirebbe, ma arriverebbe a sottomarina. Sarebbe un disastro, insomma. Quindi, un'ecatombe? Un'ecatombe, esatto. Cioè, mi dispiace dirlo, ma questa è la realtà, non possiamo certo metterci una benda davanti agli occhi. Se l'incidente avviene, le conseguenze sono queste. Ma quello esatto. Che a me, quello non capisco, cioè, e purtroppo, ecco, questo è uno di tanti esempi di un'Italia che non va, no? Cioè, gli esempi di Viareggio e di... Viareggio il gas è entrato nelle case, cioè è andato a dar fuoco alle persone, cioè... ha squarciato completamente le case, le persone erano in casa, sono morte in casa, questo è il dramma che è successo là. Figuriamoci che razza di scoppio di esplosivo, no? il GPL, quindi se non vado errato, no? Mi corregga se sbaglio, perché io poi non sono un tecnico, però certe cose si capiscono, perché lì è stata proprio una situazione terribile. Niente, appunto, volevo concludere così dicendo che questi esempi non hanno insegnato nulla, arrivati a questo punto qui. Io so che lì a Chioggia c'è qualcuno, una persona che conosco, che mi accennava anche di voler andare a portare la famiglia al sicuro, cioè andare a abitare via, andare distanti da lì. Ma allora... Beh, quelli che abitano a ridosso, proprio nelle case, negli edifici prospicienti con vista sul deposito, tanto per parlare chiaro, stanno seriamente pensando di cambiare. Il problema, sai qual è? Il problema è che come dire, il valore immobiliare degli appartamenti che sono in quella zona lì è già diminuito in maniera sostanziale. Sì. Capito? Quindi non è neanche facile dire me ne vado via, vendo e me ne vado via, perché non è tanto facile vendere in quella zona lì oramai. È vero? Cioè, stanno già cominciando a pagare prima ancora che l'impianto entri in funzione, capito? È vero, è un problema, insomma, veramente un problema che io credo che, insomma, la politica, ecco, dovrebbe cercare di trovare una soluzione che vada bene per tutti alla fine, insomma, nessuno ha voglia, penso che non avete voglia di prendere e andare a protestare come avete fatto fino adesso col freddo e tutto, ognuno vuole stare un po' in tranquillità, insomma, chi è che va in cerca di protestare per il gusto di protestare? Esatto. Vediamoci chiaro, insomma. Va bene, va bene. Io penso che lì, prima ho accennato, no, qualche migliaia di metri cubi, credo siamo a 9 metri cubi. No, 9.000 metri cubi, esatto. Ecco. 9 milioni di litri di GPL allo stato liquido, che se dovesse diventare gas... con una perdita, no? Nel momento in cui fuoriesce, passa dallo stato liquido a quello gassoso e aumenta il proprio volume di quasi 300 volte. Ah, ho capito. Ecco. Allora, chiudiamo così. Speriamo che
come dire, la notte porti consiglio. Speriamo che in questo periodo le cose possano avere una soluzione, che possiate un attimino, ecco, a scrollarvi di dosso come dire, questo macigno, no, che pesa psicologicamente, e lo stress, anche questo è un danno alla salute. Attenzione, perché insomma, voglio dire, qui ci sono dei costi anche alla fine, cioè valutiamo un attimo il tutto. Io mi auguro comunque, guardi, perché tutto possa andare in una risoluzione quanto prima e nel miglior modo possibile. Noi siamo fiduciosi, dico la verità, e noi ci aspettiamo dai ministeri, come dire, prossimamente, insomma, ecco, dei messaggi, delle prese di posizione importanti. Certo, io la ringrazio moltissimo, Roberto Rossi, rappresentante del Comitato No GPL, per la collaborazione, per questa spiegazione che ci ha dato, anche tecnica, sulla situazione a Chioggia a seguito di questa, potrei chiamarla, potenziale minaccia, questi tre bomboloni enormi, giganteschi. Per dare l'idea agli ascoltatori alti, come tipo il campanile di San Marco, larghi più o meno come lo stesso campanile, ecco, a ridosso delle case, una cosa, insomma, che fa che pensare abbastanza, insomma, che a noi giornalisti, ecco, c'è una cosa che ci fa pensare assolutamente. Io la ringrazio, ripeto, speriamo che la cosa si risolvi al più presto possibile. Io ringrazio anche, ecco, rimanga collegato che poi fuori onda riprendiamo il discorso, non metta giù il telefono. Io ringrazio la regia centrale, a Rosario Moreno, editore di Radio Science TV, per aver gestito questa diretta speciale di Radio Science TV Informa. Da parte mia non mi resta che salutarvi, dandovi appuntamento alla diretta di domani sera alle ore 19 con il pianeta Oggi 20 nel mondo. Poi ricordo anche il mercoledì alle 20:30 con l'altro parlante, dove si parla di antimafia, legalità, eccetera, in collaborazione con Radio In, e l'altra diretta, come ogni venerdì sera, a partire dalle ore 21, a reti unificate, con la nuova emittente in AM, Radiodiffusione Europea, con Open Space. Da Massimo Bonelli è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione.